Eccoci qua ragazzi, siamo in questo nuovo video della Model Speed FR. Come abbiamo visto nel video precedente, abbiamo arrestato quel tipo che aveva rubato un Honda SH350 con un Apicar. Comunque, dopo tante ore di interrogatorio, dopo tante domande, dopo tante cose, ragazzi, finalmente ha confessato e ci ha detto dove sta questo deposito di veicoli e oggetti rubati. Infatti ragazzi, in questo deposito qua troveremo moto, sportelli, motori, marmitte, tutto quello che si può rubare da una moto e da un'auto sta in questo deposito qua. Infatti, come vedete ragazzi, stiamo giocando con la SWAT della polizia, con la fantastica BMW X5, vedete, veramente bella. E con noi ci sarà come supporto l'unità dei carabinieri, vedete, BMW dell'altra volta, la Seat Leon, quindi sono tutti qua per noi ragazzi. Però il lavoro duro lo faremo noi, perché comunque ci ha detto questo tipo che sono armati, non si lasceranno catturare ovviamente, quindi ci sarà sicuramente da sparare e sarà un raid abbastanza pericoloso. Però dobbiamo intervenire ragazzi, perché comunque ci sono arrivate tantissime segnalazioni, veicoli rubati a Grove Street, veicoli rubati a Rockford Hills, veicoli rubati a Bainwood Hills, quindi stanno facendo veramente piazza pulita questi qua. Non so cosa fanno ragazzi, per le macchine sicuramente le smontano. Quindi le smontano oppure le vendono pure nei paesi europei, no? Non lo so cosa fanno, però sicuramente indagheremo anche, diciamo, su questo smercio di merce rubata. Comunque siamo pronti ragazzi, noi andiamo là silenziosi, ok? Quindi solamente con i lampeggianti per farci spazio qua nel traffico. Però non attiveremo sirene, niente, perché comunque non devono sapere che stiamo arrivando. E questo è il bello, ok? Quindi faremo una specie di missione stealth, prontissimi ragazzi, pronti ad arrestare eppure ad ammazzare, perché sicuramente qualcuno sarà ammazzato in questa missione. Allora, comunque adesso vi faccio vedere e, ok ragazzi, come vedete qua dentro possiamo afferrare il fucile, ve lo faccio vedere, no? La carabina speciale, prendiamola. Eccola qui, vedete, pronta col mirino, potente ragazzi, noi siamo veramente ben armati, vedete, pronti a tutto. E vabbè, adesso vi faccio pure vedere gli interni di questa BMW X5. Allora, vediamo un po' come sono fatti. Allora, eccoli qua, vedete? Classica macchina con le sirene, molto molto tosta ragazzi questa macchina. Ah, X5M. Ok, neanche X5 normale, questo è proprio potente ragazzi. Ok, dai. Aspettiamo giusto 2 minuti ragazzi, abbiamo appena finito di fare il briefing, tutto quello che c'è da fare, e adesso comunque siamo pronti a partire, sperando che ci vada bene, capito? Sperando che ci vada bene. Ok ragazzi, qua siamo pronti, quindi sono già tutti quanti in macchina e attiviamo noi le sirene qua. Ok, perfetto, diciamo che tutti quanti devono salire. Ok ragazzi, siamo prontissimi, siamo veramente pronti adesso, eh. Allora, come state vedendo, non abbiamo neanche attivato le sirene ragazzi, ma comunque avendo i lampeggianti accesi, comunque diciamo le persone fanno un attimo un po' d'attenzione, ok? Non è che, cioè, si fermano comunque, questo è il bello. Ok, ok ragazzi, quindi adesso vi faccio vedere, ci facciamo prima un bel giretto. E comunque è veramente una figata assurda, perché comunque tutti quanti stanno seguendo noi, vedete come le macchine si stanno spostando, perché comunque c'è pure un attimo d'emergenza, ve l'ho detto, quindi ci basta suonare e la gente si sposta ovviamente. Quelli qua sono tutti dietro, ci mettiamo pure in questa visuale qua, vedete, ci stanno seguendo tutti. Ed è fighissimo, no? Non credete? Veramente, veramente bello. E rallentano, non rallentano. Venite, venite. Allora, facciamo una cosa ragazzi, adesso scendiamo ovviamente, perché comunque mi stavo facendo un giro di prova per far vedere pure a voi come stavamo andando tutti quanti insieme, capito? Ce ne andiamo di qua, belli, tranquilli. Venite, venite. Vabbè, qua non ci conviene comunque fare il sorpasso, aspettiamo un attimo. Vabbè, se ci riusciamo ragazzi, visto che si sono spostati. Vedete come stanno tutti quanti sorpassando di là ragazzi, tranquillamente, vedete, fanno quello che devono fare. Vai, andiamo, 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 andiamo. Fermi, fermi tutti. Venite di qua. Ok. Sì,
Aspettiamo gli altri colleghi. Fermatevi qua, fermiamoci qua, siamo quasi arrivati tanto. Shh. Di qua dobbiamo andare. Vediamo le sirene, ragazzi, aspetta. Sì, ok, leviamo le sirene. Ok, siamo arrivati. Shh. Aspettiamo tutti i colleghi. Eccoli. Fermiamoci qua. Venite. Ok, ragazzi, perfetto. Prepariamoci. Ci prendiamo pure un bel fucile a pompa. Ah no, aspetta, no. No, afferra il fucile. Perché secondo me è meglio quello d'assalto. Ok. Restate qua di supporto, ci pensiamo noi adesso. Shh. Venite. Perfetto, ragazzi, andiamo. Perché comunque... questo è un posto buono per accedere, ok? Questo è un posto buono per accedere, però dobbiamo fare attenzione. Shh. Venite. Ce n'è uno. Shh, zitti, ci penso io. Fermo, polizia, fermo, non fare scherzi. Faccia a terra, butta l'arma. Ok. Shh, perfetto, ragazzi. Ok, gli abbiamo pure confiscato l'arma. Questo qua era uno... diciamo una vedetta che comunque era andata un attimo qua a fare pipì. Ok, piano piano. Shh. Ce ne sono altri due. Zitti, aspettate qua. Ok, uno e due. Questo qua è distratto. Facciamoci prima questo stealth. Piano. Vai. Fermo, polizia, fermo. Butta giù l'arma. Ok. Shh. Aspetta, che ce n'è un altro. Aspettate. Ma che questi sono scemi, aspettate. Fermo. Polizia, fermo. Butta giù l'arma. Ok. A posto, ragazzi. Allora, per ora le prime tre vedette sceme ce le siamo fatte, ok? Però non sarà sempre così, perché comunque di là sicuramente saranno armati, ok? Questo qua è solamente il retro, questo qua, ragazzi, quindi facciamo attenzione. Facciamoli mettere faccia a terra questi qua. Inginocchiatevi, capito? Inginocchiatevi tutti quanti. Pure tu. Ok. Adesso ci pensiamo noi. Controllate questi qua. Posto, ragazzi, andiamo avanti. Venite, andiamo di qua. Shh. Piano.
Signor re, si è girato, venite. Passate, 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 veloci, veloci, veloci. Ok. Ci sono, ragazzi, ci sono. Venite. Nemici, 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 nemici. Nemici. Spariamo, ragazzi, qua spariamo perché sono tutti armati, Fermi, polizia! Fermi! Fermi, polizia! Ok, ragazzi. Fermo! Prendete pure quelli, prendete pure quelli. Polizia, fermi. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vai, 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 vai. Fermo. Butta giù l'arma. Butta giù l'arma. Butta giù l'arma. Attenzione, ce ne stanno altri, ce ne stanno altri. Eccolo. A terra. Aspettate. Attenti. Ok. Ah, ok, l'hanno ucciso, l'hanno ucciso. Perfetto, ragazzi. Scendi, scendi, scendi. You son of a bitch. Chiamiamo dei rinforzi, ragazzi. Anche un'ambulanza. Ok. Assicuriamoci che è pulito. Vediamo se qualcuno è ancora vivo, ragazzi, perché possibilmente li vogliamo anche arrestare. Sta arrivando anche l'ambulanza. Ok, ragazzi, è arrivata l'ambulanza. Eccola qua. Eccola qui. Facciamo attenzione, facciamo attenzione. Non è detto che è pulito. Facciamo attenzione. No, questo qua è morto, ok. Questo è morto, ragazzi. Ok. Vediamo quest'altro, almeno speriamo che qualcuno almeno si salva per poter parlare. Ma penso che sono morti tutti, Penso che sono morti tutti. Vediamo un po' cosa riescono a fare. No, fallito pure questo, ragazzi, mannaggia. Ma loro comunque hanno aperto il fuoco, Appena ci hanno visto hanno aperto il fuoco, ragazzi, quindi è un casino. Penso che siano quasi tutti morti. Ora dobbiamo un attimo indagare dove stanno questi veicoli, Prima cosa, seconda cosa. È vivo questo. È vivo. Oddio. Questo è salvo, ragazzi. Questo è salvo. Questo è salvo, ragazzi. Questo è salvo, ragazzi. Porca miseria. Questo è salvo. Uè. Allora, vediamo un attimo, ragazzi. Controlliamo un attimo i documenti di questo. Questo ha avuto delle ferite proprio lievi lievi. Gary Gragen. Allora, vediamo un attimo. Lo voglio perquisire per sicurezza, perché non si mai nasconde un coltello. Mamma mia, ragazzi, uno si è salvato. Uno si è salvato. Smartphone dotato di NFC, elenco delle carte di credito rubate e biglietto da visita, ragazzi. Mamma mia. Questo qua dobbiamo un attimo arrestarlo. Facciamo fare al mio collega. Ok. Oh mio Dio, ragazzi, la situazione si è proprio ribaltata. I medici stanno vedendo pure se quello è salvo. Ok. Vediamo un po' cosa riescono a fare. Ora domandiamo a questo dove stanno i veicoli rubati, ovviamente. Incredibile, ragazzi, incredibile. Incredibile, veramente. Ok, ragazzi, richiedo un coroner. Ci sono dei morti, dei morti. Andiamo avanti, vediamo qua com'è la situazione.
Forse qualcuno è riuscito pure a scappare, ragazzi. Qualcuno forse è riuscito pure a scappare. Ce l'hanno fatta. Ok, è fallito, ragazzi, è fallito. Tanto vedo che sta arrivando il Connor, vedete? Quello lì, quella mini, sulla minimappa. Niente, ci sono parecchi morti, ragazzi, però uno si è salvato. Senta, lei non può stare qua. Non può stare qua. C'è una scena del crimine qui. Sparato da un fucile, ok. Eh sì, vabbè, l'abbiamo sparato noi. Ora se lo porteranno via. Ok, sì. Intanto penso che i dottori stanno facendo altri esami qua. Sì, infatti hanno sparato pure qua sopra. Vabbè, ragazzi, mo' occupiamoci di quello. Perché mo' questo è il lavoro dei medici, non nostro. Senti. Cioè, tu sei nei guai fino al collo, ti rendi conto? Ora dici dove sono tutti i veicoli rubati. Diccelo, ti conviene? Ti conviene prima che le cose si aggraveranno ancora di più, ok? Se parli ora, forse qualcosa possiamo fare, ci possiamo mettere d'accordo, però ce lo devi dire ora, dove sono tutti i veicoli. Ok, ragazzi, il tipo ha parlato, ha detto di controllare qua dietro che c'è tutta l'area furtiva comunque. Comunque sono accorse anche altre persone, questi qua ancora che stanno lavorando, ovviamente, ragazzi, vediamo. Eccoli! Eccoli! Fermo, 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 fermo. Qua si è smesso di lavorare, eh. Qua si è smesso di lavorare. Stai giù. Stai giù. Ok, che non hai sparato, non hai fatto niente, però stai giù. Ok, ragazzi, comunque vedete tutta l'area furtiva. Abbiamo di nuovo ancora un'onda SH. Perché sono gli scooter più rubati questi, ragazzi. Per forza, sono gli scooter più rubati. Poi abbiamo l'Honda, la Ducati Scrambler, NRG, Booster qui, Ducati Diavel, e questo qua non so che modello sia. E poi abbiamo una minimoto, ragazzi. Invece di qua abbiamo i pezzi pesanti, vedete, marmitte, motori, sportelli, ancora sportelli, sportelli anche di là, ragazzi, qua. Quindi veramente si è rubato tantissimo in questo periodo, eh. Per fortuna che non sono stati ancora smontati, perché comunque li possiamo. No, no, vabbè, mo' per curiosità, aspettate. Aspettate, cerca il veicolo, vediamo un attimo se possiamo. Se appartiene a qualche proprietario, capito? Target vehicle license plate No! 05 Adam Young David 661. Target is 104. Vediamo questo. Target vehicle license plate Ok, Matt 68 Eagle. Sam Victor Boy 728. Target is 104. Ora sto capendo, ragazzi. Ok, Target vehicle license Matt plate Eagle. 68 Sam Victor Boy 728. Target is 104. Vediamo questo. Target vehicle license plate 88 Ok, John Young ragazzi, ora Nora sto capendo, 946. vedete? Target is 104. Vedete, appartengono a persone, quindi sono state lo. Oh. Ok ragazzi, comunque verranno sicuramente consegnati a tutti i legittimi proprietari. E per forza ragazzi, per forza, perché guardate qua. Cioè sono tutti veicoli che sono stati appena rubati, eh. Quindi forse questi qua venivano sicuramente poi venduti. O non lo so, avrebbero commesso delle rapine, degli omicidi a bordo di questi scooter. Tante cose potevano succedere con questi veicoli rubati, ragazzi. Quindi vedete motori, marmitte, sportelli. Ok ragazzi, eccoci di nuovo su Grande RP. Il server roleplay dove poter giocare con le mod proprio come faccio io online con tutte le altre persone. Vi lascio il link in descrizione per potervi registrare. E appunto ragazzi, sono semplicemente due passaggi da fare. Vedete, registra l'account e scaricare il launcher. Una volta scaricato, ragazzi, gli dite dove sta installato GTA, glielo dite e quello automaticamente installa tutto. Poi comunque ragazzi, come vedete rispetto a 5M, questo qua diciamo l'aggiunta di script diversi, per esempio se noi andiamo da questo che sarebbe l'ufficio postale. Vabbè, innanzitutto comunque ogni tanto ci sono premi da ritirare, soldi, auto, vedete qua cosa ho preso, delle scarpe. Comunque c'è pure il negozio contenitore premi ed è possibile aprire delle casse. Per esempio vedete questa cassa che c'è la McLaren, l'Audi,
Poi ce ne stanno altre, leggendaria, le rarità, no? Comune, non comune, leggendaria, capito? Tutte queste cose così. C'è un bellissimo concessionario e comunque noi basta cliccare lì dove c'è Steve Jackson, ci apre il menu. Cosa c'è in vendita oggi? E ci sono tutte le auto, vedete, Rolls Royce Phantom, Lamborghini Terzo Millennio. Ora ovviamente vedete 30 milioni, 17 milioni, però se noi ci uniamo ad una gang, ad una famiglia, o lavoriamo sempre, i soldi li facciamo, ok? Infatti ragazzi, il punto forte del server è appunto la creazione della famiglia. E una volta comunque creata la famiglia è possibile invitare gli amici e fare degli attacchi, tipo cattura la fonderia, cattura questo, oppure tante altre cose ragazzi. Si crea proprio la famiglia intesa come mafia, ok? Quindi bisogna conquistare i territori, vedete anche le gare clandestine. È fantastico ragazzi, veramente un bel server, io ve lo consiglio, se no io non stavo qua a sponsorizzarlo sempre. Da quanto lo facciamo? Da 5 mesi ormai. Ci guardate qua ragazzi, una mini moto. Aia. Vediamo un attimo questo. Cioè dai, questo è proprio quello della Piaggio, no? Cioè tutti rubati ragazzi. Ma tanto li faremo tutti quanti prendere ovviamente ragazzi. Chiama, richiede un carro attrezzi. Anzi no ragazzi, visto che comunque appartengono ai legittimi proprietari e ovviamente c'è anche l'assicurazione di mezzo, ovviamente possiamo chiamare il perito assicurativo, no? E poi se la vede lui, quindi chiama l'assicurazione del veicolo. Ciao, ci prenderemo cura di questo veicolo, lo promettiamo. Ok, ma vedetevela voi, perché comunque, cioè, verranno riconsegnati questi qua ragazzi. Per fortuna che li abbiamo trovati. Comunque niente ragazzi, diciamo, possiamo dire che il raid è andato bene. Abbiamo fatto parecchi arresti, anzi no, parecchi morti. Però 4 sono stati arrestati. E quindi ragazzi, sarà molto molto buono comunque la situazione. Sarà perfetto ovviamente, perché comunque 4 persone possono ancora parlare. Vediamo questi che fanno. Vabbè, questi qua se li devono portare via. Vabbè, poi li chiameremo più tardi per questi. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi. Direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella.